Sorelli, che ringraziamo per essere stata con noi, chiamiamo anche un applauso per questa grande iniziativa. Amici e amici di Volume Bright, siamo in compagnia di Francesca Porcellato, vera e propria leggenda dello sport paralimpico, tantissimi giochi paralimpici, tantissime medaglie sia negli sport invernali che negli sport estivi. Francesca, tante interviste ovviamente in questi anni, ti hanno definito in tanti modi, ma io ti vorrei chiedere come si definisce Francesca Porcellato? Ma un'appassionata, un amante dello sport e una determinata. Ecco, in questi tanti anni di carriera ovviamente ne avrai vissuto tantissime esperienze, e cosa ricordi con più, affetto, con più simpatia? Qual è il tuo ricordo più bello? Bisogna vedere se poi lo fa passare. Ricordi, tantissimi momenti belli, e la cosa che mi piace di più e con affetto è ricordarmi da dove siamo partiti a dove siamo oggi, come lo sport paralimpico sia cresciuto, sia diventato parte della tradizione italiana, della cultura italiana. Ecco, questo non è un ricordo, ma è un pensiero che mi accompagna e mi affascina, perché da dove siamo partiti mai avrei pensato di arrivare qui oggi a vivere uno sport così condiviso. Ecco, e adesso sei qui al Festival della Cultura Paralimpica per presentare il tuo libro, La Rossa Volante, che è anche il tuo soprannome. Perché hai sentito l'esigenza proprio ora di scrivere un libro, di raccontare la tua storia? Allora, a dire la verità, mi è stato chiesto molte volte, dopo le mie serate, i miei incontri con i ragazzi e con le persone, dove si potesse leggere qualcosa su di me. E adesso ho pensato che fosse arrivato il momento di raccontare, più che altro per condividere la mia esperienza, perché possa aiutare tutte le persone che si riconoscono in qualche maniera nella mia vita, nella mia storia, e che possano capire che non ci sono limiti e che possiamo fare quello in cui crediamo, e le difficoltà possono essere difficili da superare, ma possono essere motivo di crescita per avere sempre un futuro migliore. Ciclismo, atletica, sci, com'è possibile restare a così alto livello? Qual è il segreto in così tanti sport diversi? Tanta fatica, ma soprattutto passione per quello che faccio, e l'amore proprio per l'allenamento, per la competizione, il rispetto dell'avversario e il rispetto per me stessa, nel senso che comunque c'è una grossa disciplina dietro per la preparazione fisica e mentale. Dunque è un insieme di tante cose. Chiudiamo con gli obiettivi futuri. Ci sono le Paralimpiadi di Parigi alle porte e quelle in casa, Milano Cortina 2026. Quali sono le tue prossime aspettative? Allora, guarda, io alla mia età navigo a vista, non faccio più dei progetti a lungo termine. E per adesso mi propongo di fare bene la prossima stagione 2023. E le Olimpiadi di Parigi non so se le farò. Può darsi di sì, può darsi di no. Milano Cortina ci sarò, ma con altri incarichi, non sicuramente da atleta. E comunque è una soddisfazione poter partecipare in qualche maniera a un'Olimpiade in casa. Da italiani dobbiamo essere orgogliosi. Grazie mille Francesca, in bocca al lupo per tutto. Buon tutto, buona vita.